Oh, madonna, raga, sta cremando pure qua. Non l'avevo vista, che figura di merda. Bella raga, qua Iste, benvenuti in questo nuovissimo video. Quest'oggi siamo su Sniper Elite V2, ragazzi. Siamo sull'episodio numero 11 e credo sia anche l'ultimo, ragazzi. Quindi con questo episodio diciamo che concludiamo qui la serie. A meno che non faccio comunque, come ho già accennato qualche volta, una serie o comunque qualche gameplay sulla modalità zombie. Quindi direi di partire, ragazzi. Abbiamo qui tutte le armi, sempre le solite, insomma, non è che cambiamo qualcosa. E partiamo qui con questa undicesima missione di Sniper Elite V2. Ok, partiamo subito. Sempre seduti partiamo, perché secondo me il personaggio, prima di iniziare la missione, si fa una bella cagata, proprio così, no? Che siccome i bagni qua sono tutti decimati, no? Allora dice, che faccio? Non cago? No, invece cago per terra prima della missione. Ok, io sto a correre come matto, ma qua c'è sta la gente. Ma mica me ne ero accorto. E calla. Raga, abbiamo fatto... Io penso che io sia il peggiore a fare gameplay stealth. Veramente ho un'attenzione ai dettagli veramente folle, minima proprio. Vediamo un po'. Cerchiamo di proseguire subito avanti, cerchiamo di entrare lì dentro prima che ci uccidano. Cerca di entrare, ma non corre, sto pezzo di merda. Ok ragazzi, ricominciamo tutto perché abbiamo cominciato veramente di merda. Abbiamo fatto anche un checkpoint. Cioè a un minuto dall'inizio della partita abbiamo fatto un checkpoint. Ma come cazzo è possibile? Vabbè, noi saliamo qui tanto. Uccidiamo tutti quelli che vengono da sotto. Salve. Bene. E uno. Prossimo si fa sotto. Non viene nessuno. Eccolo. Si vede il mitra. Ti vedo il braccio. Che cazzo non è esploso? Oh, chi è? Mori. Pezzo di merda. Madonna, ragazzi, stavamo morendo un'altra volta, eccolo! Madonna, lo sapevo che arrivava un altro, lo sapevo che appena ammazzavo ne arrivava un altro. Ero proprio sicuro. Ok, questa è qualche munizione. Noi dobbiamo scendere qui. Salve! Madonna, raga, colpa a destra si è abbassato invece di morire. Ma che cazzo? Salve! Bam! Che cazzo? Molleggia questo. Ma è de gomma sto nemico. Madonna, mori! Ma devi morire, devi morire. Ok, perfetto, entriamo qui dentro l'hotel, ragazzi. Entriamo dentro l'hotel prima che ci uccidano. Eccolo laggiù uno. Salve. Ma madonna, raga, ho avuto sui coglioni. Ok, proseguiamo. Carichiamo tutto. Raga, vedo che armati, vedo la peggio roba, raga. Ok, scendiamo qui. Bene. Adesso di munizioni così a random. Raggiungi piazza. Che tu fa? Oh, ah, ok, la piazza l'ho raggiunta, è questa qui. Adesso raggiungi la cima della porta di Brandenburgo. Ci vedo che è là sopra. Una domanda voglio fare. Come cazzo ci arrivo? Ok, devo cercare di mettere fuori il gioco il carro armato, raga. Poi non vedo il coso per farlo esplodere il carburante. Quindi devo cercare di trovare una posizione un po' meglio. Ok, da qui ne dubito. Cerchiamo di avvicinarci un po'. Perché c'è stanno. Se fosse solo il carro armato pure. Ma ci stanno pure i nemici. C'è sta pure la fanteria che rompe il cazzo, no? Quindi dobbiamo stare abbastanza cauti. Okay, avviciniamoci a questo. Piano piano, bam. Ok, però non se ne sia accorto nessuno. Ci stanno cecchini da qualche parte, mi sa, eh? Spero di no. Vediamo. Caramato sta lì. Oh, madonna, raga, sta caramato pure qua. Non l'avevo visto, che figura di merda. Madonna, raga, meno male l'ho distrutto subito. Meno male, oh, madonna. Ho fatto una figura di merda epocale proprio. Di quello non lo trovo. Non lo trovo il coso. Il coso del carburante. Dove? Dove stanno? Raga, o mi sono incoglionito io. Cioè c'era anche armato qui e non c'è più. Scomparso proprio. Ok, uno. Questo sta a fare da Pirulan, sta a fare. Sarà buggato come le merde. Là ce ne sta un altro. Forse solo quello.
Vai, 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 vai. Madonna, ci stanno due là. Quasi quasi ne ammazzavo uno con colpo. Cioè, ne ammazzavo tutti e due col colpo. Ne so. Sono circondato. Sono circonciso. Ok, uno. No, 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 no. Gesù, no. Madre di Dio. Madre di Dio. Che palle. Salve. Ma lei deve morire, lo sa? Gliel'hanno mai detto? Lo dico io. Non importa. Oh, cazzo. Oh, ma perché non muoiono? Gli spari 2000 colpi non muoiono. Madonna. Ok, vai, vai, prosegui così. Muori, perfetto, perfetto. Ok, da qui si entra, ragazzi. Siamo all'interno. Ok, dobbiamo ammazzare questo handicappato. Perché c'ha il mono... Come si chiama? Mono... Mono qualcosa. Mono... No, monociglio. Mono... Vabbè, mono qualcosa. Vediamo un po'. Dove sta? Dove sta? Oh. Quando lo vedo io questo? Ma che cazzo è? Ah, mi devo arrampicare questo qua forse? No, ah sì, ok. Dobbiamo andare fino in cima. Fino su in cima. Vai. Che questi sono i cavalli. Raga. Ok, dopo per scendere saliamo sul carro e ci buttiamo giù, eh. Vuol dire. Ok, adesso sta. Quello dobbiamo ammazzare, raga. Ce la farò. Non ci vedo, sta nel fumo. Preso! Ragazzi, l'abbiamo preso! Bam! Abbiamo preso sul cuore! Ok, credo sia morto, ragazzi, credo, eh. Ma è una mia impressione, non ne sono sicuro. La battaglia di Berlino terminò alle 8:23 della mattina seguente, il 2 maggio 1945, quando il generale Weidling presentò la resa dei tedeschi a Chukov, generale dell'Armata Rossa. In pochi giorni la guerra finì, ma una nuova guerra stava già iniziando, la guerra fredda. Ed io ne ero il primo soldato. Ok, ragazzi, abbiamo finalmente concluso questo gameplay su Sniper Elite 2. Ci abbiamo messo, non so, mi pare due mesi e mezzo, comunque una cosa del genere, tra una pausa e l'altra comunque. E quindi, ragazzi, adesso quando avrò caricato questo video, quindi quando lo starete vedendo, avrò già creato una playlist con tutti gli episodi di Sniper Elite 2, ragazzi, così potete trovarli tutti insieme, senza vi dovete andare a cercare uno a uno, ma li trovate tutti insieme, tutti in fila, tutti in ordine, ovviamente. E niente, ragazzi, se questa serie vi è piaciuta, mettete like anche alla playlist quando la creerò. E se questo video vi è piaciuto in particolare, lasciate un like, commentate, iscrivetevi se ancora non lo siete. Condividete questo video su Facebook, su Twitter, dove volete, ragazzi. Mettete like anche alla pagina Facebook che trovate qui sotto in descrizione. E niente, ragazzi, per questo video e per questa serie si conclude qui. Qua East, bella!